Un caro saluto agli amici di OA Sport e un benvenuto a Gianni Bugno alla vigilia della Milano Sanremo. Gianni, sono passati 34 anni da quella tua splendida vittoria, ma stamattina abbiamo fatto un giro in bici, siamo qui ospiti a Marina degli Aregai, Bike Hotel certificato da in bici, e tutte le persone che abbiamo incontrato ricordavano quella vittoria come se fosse accaduto l'altro giorno. Ti sorprende tanto affetto dopo tanti anni? Mi sorprende anche perché non sono più nell'ambiente, quindi che la gente si ricordi di quella vittoria lì mi fa molto piacere perché è stata una bella vittoria, una vittoria importante per la mia carriera in una corsa particolare che io a cui io non ero proprio Forse era la meno adatta alle almeno tue adattamente. caratteristiche, era una corsa veramente agli antipodi delle tue doti di allora. Scherzando con i ragazzi che ci hanno accompagnato nella pedalata, abbiamo anche ironizzato un po' sulla media che dopo 34 anni resiste ancora la media record 45.800. Fu un'impresa che al momento sembrava una delle tante vittorie di Gianni Bugno. Riguardandola oggi, insomma, hai fatto qualcosa che è rimasto nella storia. È rimasto fino ad oggi nella storia, quindi vedremo un po' quando ci sarà la prossima Sanremo, vedremo un po' se la media resisterà. E veniamo all'argomento della nostra intervista, il pronostico per domani. La Sanremo è la corsa in cui è più difficile di tutti fare un pronostico. Domani ancora non si sa se ci sarà il percorso originale o dovranno affrontare la salita delle Manie per bypassare una frana degli ultimi giorni. Credo che per motivi di sicurezza così faranno, ma tu dovessi fare due nomi di due favoriti. I nomi sono semplici: uno è Pogačar, che è il favorito in assoluto per quello che ha fatto le strade bianche, per quello che ha dimostrato le strade bianche, la condizione che ha, e l'altro è Van der Poel, che ha fatto tutta la stagione nei cross, però è un'incognita, secondo me. È un'incognita, è un favorito, ma incognita. E sarà Pogačar che dovrà sfidarlo e vedere un po' come se terrà fino alla fine, perché lui sicuramente ha la condizione perché ha lavorato molto in quest'inverno con il cross. Però faceva il cross dura un'ora, quindi uno sforzo intenso, però di un'ora. Sulla distanza bisognerà vedere se ha la condizione per poter stare dietro a Pogačar. Ritieni che gli uomini veloci, Philipsen è il primo nome che mi viene in mente, siano totalmente tagliati fuori o qualche chance gliela concediamo? Per me sono tagliati fuori. Domani, per quello che ha fatto vedere Pogačar, sarà difficile che lui, il gruppo arrivi in volata. Quindi questi due un gradino sopra tutti quanti gli Sì, altri. l'ho dimostrato ampiamente. Però parliamo di due uomini che hanno nelle gambe una corsa, lo sloveno, e zero corse Van der Poel. Nel ciclismo moderno è abbastanza usuale però vedere gente che all'esordio vince oppure dopo un lungo periodo di allenamento in altura magari arriva e vince. Ti piace e ti convince questo nuovo modo di approcciare le Diciamo che entusiasmano, loro vengono alle corse per vincere, quindi se Van der Poel è qui alla Sanremo, è qui per vincere. Quindi confido anche in questo, che ci sia una sfida tra lui e Pogačar, perché altrimenti se non c'è un Van der Poel che contrasta Pogačar, la Milano Sanremo potrebbe diventare una corsa noiosa. Quindi, Forse Pogačar ha una squadra un po' più forte sulla carta. però Van der Poel a Philipsen che può giocarla se dovessero arrivare in volata. Questo O è dire comunque io io sono con Philipsen. Sono confidente, potrebbe giocare anche così, però non penso. Parliamo allora del podio. C'è il terzo posto, secondo te chi se lo può giocare? Un uomo veloce o qualcuno che ha la forza di resistere? Un uomo veloce sicuramente. Secondo me, per quello che ho visto, non è che c'ho la sfera magica, perché non lo conosco. Certo. Per quello che ho visto in queste gare, questa scorsa stagione, Pogačar ha dimostrato di essere superiore a tutti ampiamente. Capitolo italiani, Ganna l'anno scorso ha fatto un bellissimo secondo posto, Milan ha fatto vedere di essere uno dei più veloci del lotto, hanno qualche possibilità, se non di vittoria, di ottenere un buon Milan piazzamento? sicuramente ha la possibilità di fare un buon risultato per quello che ha dimostrato al Tirreno Adriatico. Ganna non è al top della condizione, però la Sanremo è una corsa che si inventa al momento, anche 80% della condizione, se è la classe riesce ad andare avanti. Torniamo a 34 anni fa. Cosa ricordi di più di quel giorno? Il tuo attacco sulla cipressa, la discesa del poggio, l'arrivo? Una giornata particolare, ricordo un po' tutto perché siamo partiti pronti via, siamo rimasti a Genova in centro perché c'era molto vento e quella cosa si è svolta come se fosse già. Da allora fughe di questo genere a media gittata non se ne sono più viste.
col ciclismo moderno, con queste alte velocità, diventa sempre più difficile fare attacchi, o partono da lontano le fughe, ma nel finale è difficilissimo, se non negli ultimi chilometri, precedere gli altri. Ci sono tante squadre che tengono la corsa compatta e quindi diventa sempre difficile andare in fuga. Probabilmente domani sarà sempre la solita classica fuga da lontano di 4-5 corridori che potranno star davanti per fino a che dopo la corsa non si accenderà dietro. E i due mostri, secondo te, aspetteranno rischiando il poggio o anticiperanno già dalla cipressa? Pogacar accenterà dalla cipressa a stanare un attimo Vanderpool. Con l'aiuto dei compagni o entrerà direttamente? Sicuramente con l'aiuto dei compagni, facendo una forte andatura per spezzare il gruppo, e dopodiché proverà ad attaccare, si vedrà cosa succederà. E se domani batteranno i 45-800 di media, andremo tutti a stringergli la mano? Andiamo tutti a stringere la mano e tirare via il cartello dalla media. No, il cartello rimane perché rimane. Per 34 anni, e adesso intanto vediamo la prossima media record, quanti altri anni resisterà, se ci sarà una nuova media record. L'appuntamento è per domani sera faremo il rendiconto di questa edizione, la 115ª se non sbaglio, della Milano-Sanremo. Ci sono molte incognite, Gianni ci ha aiutato a chiarirne qualcuna. A domani, rimanete collegati. Ciao da Gianluca Giardini. Ciao da Gianni Bugno.